Ospite di Verissimo di oggi, 6 febbraio 2021, tra gli altri anche il buon Federico Zampaglioni, il quale avrebbe parlato di un dramma in piena regola. In particolare avrebbe sentito, avrebbe detto: sono entrato in casa, ho sentito qualcosa alle gambe, ho capito che poteva essere la fine. Il cantante di Romancino si è andato a immolare, si è andato ad aprire a Silvia Toffanin attraverso il racconto di aneddoti della sua vita privata. In particolare, Zampaglione avrebbe detto: ho avuto il privilegio di poter fare quello che mi piaceva, grazie ai miei genitori che hanno creduto molto in me. Nel 2013, il momento più brutto, mi sono lasciato con Claudia Giorini, mia madre si è ammalata gravemente, ho cambiato casa, sono andato a vivere da solo, ma quando sono entrato mi sono sentito qualcosa alle gambe che mi portava giù. Ho capito che se mi fossi lasciato andare sarebbe stata la fine. Mi sono appoggiato alla musica, la vita ti mette di fronte a un bivio e tu devi trovare la tua strada. Per fortuna c'è la mia figlia Linda, con Claudia siamo riusciti a mantenere l'armonia. Abbiamo una famiglia allargata, la mia compagna va d'accordissimo con lei, ci vogliamo bene. E a proposito della madre che purtroppo è morta e non c'è più, Zampaglione avrebbe detto: era uno spirito incrollabile. Aiutava molto i bambini dei migranti, ha aperto anche un asilo. È stata molto dolce ma anche dura, mi disse: o scrivi canzoni che piacciono a tutti o ti trovi un lavoro, un altro lavoro. Con mio padre abbiamo scritto tanti brani, tra cui Amore impossibile. Insomma, ha ricordato come degnamente si fa l'amata madre, il buon Zampaglione, ma si è andato a mettere in condizione di raccontare anche molti aneddoti della sua vita privata. Ok? Detto ciò, grazie a tutti, il video termina qua, iscrivetevi al canale. Questo video non vuole ledere la privacy di Federico Zampaglione, ma solo informare eventuali persone. Grazie, al prossimo video.